I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son, merely that you remain at his side. Indeed, Your Grace. We'll see the prince to Alticia if it's the last thing we see. Yeah, what he said. Hate to break this up, but Kor's got the motor running. Drados, he's in your hands. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. Salve ragazzi, sono Yukali e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Insight. Una piccola parentesi prima di iniziare con il vero scopo di questo video. Sono passati 2 anni dal mio ultimo video su questa piattaforma, sono passati 2 anni dal mio ultimo post sulla mia pagina in cui dicevo che sarei tornata presto, ma così non è stato. Ho intenzione di fare un video a parte per parlare di questo o, nel caso in cui non avessi tempo, di scrivere almeno un post sulla mia pagina. Quello che però volevo ricordare a tutti voi è che il progetto che però avevo in mente per il mio canale non è morto e che quindi in un ipotetico prossimo futuro potrei ritornare in maniera definitiva. E infatti questo video non vuole annunciare un mio ritorno, per ora. Però informazioni più dettagliate ve le darò in questi giorni. E così eccomi qui, in questa breve parentesi di ritorno, per dire la mia sul tanto atteso Final Fantasy XV. Come al solito vi avviso che la mia non vuole essere una recensione, bensì un'opinione personale totalmente influenzata dalle emozioni che ho provato giocando questo capitolo. Emozioni che, come al solito, per ogni mio inside vorrei provare a trasmettervi parlandovene. Quindi cominciamo. Parlare di Final Fantasy in generale significa per me parlare di come il mio approccio verso il mondo dei videogiochi ha avuto quella che definisco una vera e propria evoluzione. Mi sembra quindi doveroso mettervi al corrente prima di tutto con il mio innamoramento di questa saga. Erano i primi mesi del 2000, quando per la prima volta mi avvicino ad uno dei capitoli di Final Fantasy, più precisamente l'8. Avevo 11 anni e già una discreta dose di esperienza videoludica alle mie spalle, ma fondamentalmente piena zeppa di titoli che offrivano più o meno lo stesso input emotivo. Avevo provato già tanti titoli diversi e anche di discreto spessore, passando da giochini senza una trama effettiva su Commodore 64 a titoli come Zelda, Donkey Kong e Super Mario per Nintendo, per poi passare su PC con la saga di Doom, Monkey Island e GTA, per poi passare su PlayStation con la saga di Crash Bandicoot, Medieval e Tomb Raider. È stato però Final Fantasy 8 a farmi avere la vera e propria svolta. Per la prima volta infatti provavo un gioco diverso dal solito, dove una trama ben delineata e progettata la faceva da padrone, e dove i personaggi avevano tutti un certo spessore e una fantastica caratterizzazione, con ambientazioni che ti toglievano il fiato, una colonna sonora di tutto rispetto e il tutto immerso in un sistema di gioco interessante, difficile al punto giusto e quasi mai noioso. Final Fantasy VIII mi è entrato nel cuore, lasciandomi un segno che rimarrà indelebile nel tempo, perché è stato il primo gioco a donarmi delle emozioni così forti e intense da farlo sembrare reale. La saga è diventata per me, per questo motivo, sinonimo di totale immersione, principalmente per le fantastiche storie che riusciva ad offrire. Non c'è quindi da stupirsi se, come molti altri fan, attendevo scalpitante l'uscita di questo nuovo capitolo, dopo un tris di episodi, il 13, il 13-2 e Lightning Returns, che mi avevano lasciato un po' con l'amaro in bocca, principalmente per una storia che, secondo me, era stata concepita male e raccontata peggio. Sarebbe stato impossibile rimanere totalmente ignoranti sullo sviluppo di Final Fantasy XV, ma devo dire che a differenza di molti mi sono imposta di non seguirne il processo di creazione e di rimanere per quanto più esterna ad ogni possibile informazione. Per cui mi sono trovata il 29 novembre davanti a un gioco di cui fondamentalmente conoscevo poche cose. Un accenno della trama generale e di quello che succede prima dell'inizio del gioco attraverso la visione del film Kingsglaive e informazione sui personaggi principali, che ho avuto guardando principalmente la serie anime Brotherhood.
Da qui ho cominciato a giocare, facendomi trasportare dall'ennesima fantasia finale, fra alti e bassi, che mi hanno portato poi qui a scrivere questo Inside e a farci un video. Le prime ore di gioco ti trasportano in un clima tipicamente da film adolescenziale. Sei insieme a quattro compagni di viaggio, quattro amici, anche se all'inizio sembra quasi difficile vederli come tali, in quanto vengono presentati per ciò che sono, o meglio, vengono presentati come tali nella miniserie anime Brotherhood. Glado infatti è una guardia del corpo personale della famiglia reale. Ignis è, da quel che ho capito, una sorta di factotum che ha fatto quasi da babysitter al nostro protagonista. E infine c'è Prompto, che è un vecchio compagno di scuola di Noctis. I quattro partono per accompagnare il protagonista al suo matrimonio. Un matrimonio che è sì politico, ma da un certo punto di vista anche voluto da entrambe le parti. Noctis infatti è felice di rivedere Luna Freya, la ragazza con cui è cresciuto e con cui ha passato tanti momenti da bambino, e da cui si è separato per cause di forza maggiore, per un motivo che forse è oscuro ancora a lui. Si nota infatti nelle prime ore di gioco il ritmo scanzonato della sceneggiatura, in cui aleggia il buon umore generale della squadra, di cui facciamo conoscenza piano piano, cominciando ad instaurare quasi fin da subito un legame con ognuno di essi. Personalmente mi sono sentita come un quinto compagno di viaggio, ridendo per esempio per i goffi atteggiamenti di Prompto. This sounds like you're having fun. Che tutte le recensioni continuano a dipingere come il classico scemo di turno, quando a me non pare, in quanto sia durante il corso della trama, sia durante lo svolgimento dell'episodio a lui dedicato nella serie anime Brotherhood, si noterà che questo suo modo di fare nasconde molto di più del semplice giullare del gruppo. E ho riso tantissimo per alcune delle sue foto in momenti davvero particolari. Ho avuto l'acquolina in bocca al sol vedere alcuni piatti preparati da Ignis, mi sono innervosita al suo continuo bacchettare Noctis per la guida o per dove dormivamo. Ho rivisto in Glado il fratello maggiore, protettivo, ma anche autorevole, che nonostante tutto è sempre lì a proteggerci. Ho passato le mie prime ore di gioco affascinata dal regno di Lucis, dalla fauna del posto, se così possiamo chiamarla, dalle nottate passate ad accamparci, condite con brevi ma simpatici sketch tra i protagonisti, dalle numerose stazioni di servizio, forse anche troppe, e dai pochi dungeon che sono riuscita a visitare all'inizio, da alcuni personaggi secondari e dalle loro missioni, e odierò Dave e le sue piastrine per il resto della mia vita. Insomma, già dall'inizio Final Fantasy XV si è dimostrato capace di immergerti in un mondo tutto nuovo e da scoprire, e di regalarti qualche piccola emozione, sia a livello visivo che in quanto a caratterizzazione dei personaggi. E lo fa secondo me nel modo più semplice possibile, con un approccio a livello di sceneggiatura che fa sembrare tutto molto tangibile, reale. Inoltre devo dire che prima di continuare con la trama principale mi sono lasciata tantissimo trasportare dalla miriade di missioni secondarie che ti propone il gioco. E anche su questo devo dire che il 15° capitolo non mi ha delusa per niente. Le missioni sono tantissime ed i dungeon da visitare sono tanto lunghi quanto a volte tediosi da esplorare fino in fondo. L'unica pecca che posso dare a questo lato del gioco è stata la ripetitività di alcune missioni. Eh sì Dave, sto ancora parlando con te. Che mi hanno fatto passare vagonate di minuti in un punto della mappa, in aree più o meno vaste, a cercare oggettini minuscoli. Successivamente il viaggio di Noctis prende un'altra rotta, a causa dell'invasione dell'impero di Niflheim. I protagonisti scoprono ciò che noi sappiamo già, tramite la visione del film Kingsglaive Final Fantasy, e Noctis si troverà ad affrontare il dramma della morte del padre, con cui ha avuto un rapporto più o meno altalenante. Devo ammettere che qui c'è stato un piccolo punto a sfavore della trama, in quanto questo rapporto fra Regis e Noctis è poco definito all'interno del gioco, e pochissimi dettagli si possono ricavare anche dalla visione del film o dai mini episodi anime creati per il gioco stesso. Il rapporto fra padre e figlio era un elemento che doveva essere sicuramente studiato più a fondo, e io sono dell'opinione che molti dettagli di questa evoluzione fossero già stati pensati, ma ahimè tutti quanti conosciamo il travagliato passato che ha accompagnato la produzione di questo capitolo, per cui molto del lavoro svolto è stato poi cancellato o sostituito. In ogni caso, come piccola nota personale, vedrei ben volentieri una miniserie, sempre magari in stile anime, per approfondire questo lato della trama, lasciato a mio parere fin troppo in sospeso data l'importanza. Tuttavia, questo ha influito relativamente sul trasporto emotivo che la trama in sé ti riesce ad offrire, e, seppure con un po' di lacune, la storia continua a procedere più o meno regolarmente, continuando ad affascinare chi gioca e facendogli vivere situazioni più o meno comuni, mostre a parte. Da qui comunque parte il nostro vero viaggio, in cui assistiamo all'evoluzione di Noctis, da erede di un regno a cui poco si interessava, fino a una trasformazione caratteriale in un personaggio che sa di avere sulle spalle un compito decisamente più importante.
La trama è una battuta d'arresto fra i capitoli 3 e 8, che è stata criticata da molti, ma trovo che semplicemente sia stata una scelta di sceneggiatura e di gioco, in modo da favorire l'esplorazione e garantirci una totale libertà. Il destino di Noctis, infatti, è ben più di quello che ci viene presentato, ed è un qualcosa che lui stesso si troverà ad affrontare solo verso la fine del gioco stesso. È un qualcosa di cui nessuno è davvero a conoscenza, e una piccola intuizione la si può avere solo tramite un brevissimo scambio di battute fra Regis e Luna Freya in Kingsglaive. Sia il giocatore, quindi, che i protagonisti si trovano sullo stesso livello di conoscenza della situazione reale. E questo è un punto, a mio parere, davvero a favore del giocatore, perché, come ho detto, avendo una leggerezza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo, ha più leggerezza nel poter esplorare liberamente il mondo che lo circonda. E ha la possibilità di viaggiare in lungo e largo per il Regno di Lucis, affrontando le varie missioni secondarie che il mondo ha da offrire senza un vero e proprio peso sulle spalle, o quasi, rimpolpando ancora di più il legame già instauratosi precedentemente con i personaggi. Successivamente ci troveremo in quello che definisco un tunnel tutto in picchiata verso il finale, dove il giocatore si troverà ad avere una vera e propria doccia fredda, preda degli eventi a cui non può far altro che assistere tentando di andare avanti. Lo scorrimento del resto della storia, dal capitolo 9 al finale, è un turbinio di emozioni e di colpi di scena, secondo me pensati ad hoc per essere vissuti così come li affrontiamo, ovvero senza il modo di poter tornare indietro sui propri passi, anche se comunque ci sarà fornito una sorta di escamotage in ogni caso. Il clima si fa cupo e tutta la gioia e la spensieratezza che abbiamo vissuto e visto nei capitoli precedenti viene totalmente spazzata via. Affronteremo alcuni drammi che andranno ad influenzare non solo il nostro protagonista, ma anche gli altri personaggi. E devo dire che il modo in cui è stata strutturata la sceneggiatura in questo punto porta proprio il giocatore ad avere un pugno nello stomaco talmente forte da, come dicevo all'inizio, far sembrare tutto davvero reale. Magari sarò io troppo emotiva, ma non nascondo che in parecchie situazioni mi sono sentita così parte del tutto da commuovermi o da sentire davvero un nodo alla gola. Solo in questo momento il personaggio di Noctis matura, comprende la situazione e solo qui ha una vera e propria trasformazione, che personalmente mi ha lasciato a bocca aperta. Molti si sono lamentati di questo suo repentino cambiamento, visto troppo distaccato, ma anche in questo caso non mi viene da dare colpa alla sceneggiatura, bensì in una sorta di strana caratterizzazione del personaggio stesso. Ci sono totali cambiamenti nello stile di gioco in questi capitoli, e un capitolo in particolare ha fatto molto discutere. Un capitolo in cui praticamente ci sembrerà di aver cambiato rotta in fatto di gameplay, tuffandoci in momenti in cui i jumpscare la fanno da padrone e quindi dandoci la sensazione di essere entrati in una sorta di survival horror. Non disprezzo però questo cambio di stile provvisorio, che riesce, secondo me, bene ad immergerci nel momento in cui ci troviamo con la trama. Un momento di totale smarrimento, in cui Noctis è ancora ignaro di ciò che davvero sta succedendo. Un capitolo quindi sviluppato in questa maniera probabilmente per farci perdere proprio la speranza e la voglia di continuare, fatto di lunghi tragitti e oggetti chiave da prendere per passare alla zona successiva. Si arriva quindi fino al finale, un epilogo che è diverso dal solito stile Final Fantasyano a cui siamo abituati. Un finale che rispecchia, secondo me, ora più che mai, le parole che ci sono state presentate nei vari trailer di gioco. Questa è una fantasia basata sulla realtà. E la realtà è fatta di scelte. Scelte che possono avere a volte conseguenze che non proprio ci aspettiamo, fatte per ciò che riteniamo un bene superiore. Degno di nota è anche il villain di questo capitolo, che mi ha riportato alla bellezza dei cattivi di un tempo, come Kefka. Il cattivo di turno non spunta dal nulla, è sempre presente ed enigmatico al punto giusto. Ha forti motivazioni che lo spingono a fare ciò che fa ed un passato tanto misterioso quanto profondo. Passato che ancora adesso mi sto rovellando a sbrogliare. E onestamente è una cosa che personalmente adoro fare. Molti punti infatti sono rimasti in sospeso su questo personaggio, alcuni dei quali secondo me lasciati volutamente in sospeso per creare questa sorta di flusso di pensieri nel giocatore, che quindi dovrà provare a dare la propria personale spiegazione. Rimane comunque un cattivo affascinante con un grandissimo carisma, che me l'ha reso forse il personaggio che più ho adorato all'interno dell'intero gioco. In più, da italiana sono realmente orgogliosa di dire che, insieme ad altri personaggi, proprio il villain di questo capitolo è stato disegnato e concepito da un italiano, il bravissimo artista Roberto Ferrari. Non so se questa sia la prima volta in cui tutti i personaggi non vengano concepiti totalmente da Nomura in persona, anzi se qualcuno di voi ne ha conoscenza non esiti a dirmelo, ma nel caso fosse così ci troviamo di fronte al primo caso in cui un'azienda tanto legata al suo team e al suo stile decide di sfruttare le creazioni di un esterno per un proprio gioco. Ed è una cosa che per noi italiani può essere soltanto motivo di vanto. Da menzionare, come in ogni altro Final Fantasy, è sicuramente la colonna sonora scelta per il gioco, questa volta composta dalla talentuosissima Yoko Shimomura, la mamma di tutti i brani di Kingdom Hearts per intenderci. Il suo stile è inconfondibile, infatti secondo me vi basta chiudere gli occhi per sentirvi totalmente immersi in quello spirito che ricorda molto Kingdom Hearts.
e ogni suo pezzo accompagna piacevolmente ogni singolo momento trascorso nel gioco, facendomi riuscire ad entrare ancora più in sintonia con esso. E menzione speciale va anche fatta al brano riadattato da Florence and the Machine di Stand By Me, una canzone che possiamo definire datata, ma con un testo che secondo me non poteva essere più azzeccato, perché le sue parole riescono quasi a raccontare davvero quel sentimento di amicizia che lega i personaggi, e sembra quasi come se fosse Noctis stesso ad averle dette. Final Fantasy XV si è quindi dimostrato per me un degno componente della saga, principalmente, e non fraintendete le mie parole, perché ha saputo tenere fede per quanto ha potuto a ciò che c'era stato promesso. Sia chiaro, io non sto dicendo che sia un titolo privo di difetti. Infatti, i piccoli grandi buchi di trama riguardanti principalmente alcuni dei personaggi secondari o momenti della storia che intaccano in maniera approssimativa la linea narrativa vanno comunque ad influire sulla buona riuscita della fluidità della trama stessa. Ma ritengo che siano dei punti su cui qualche piccola patch potrà andare a colmare le mancanze e sul quale il team di sviluppo sta già lavorando. Molti però sono i punti a favore di questo capitolo e sinceramente tanti piccoli dettagli mi sono saltati all'occhio, dettagli che mi fanno capire quanto il gioco avesse davvero da offrire e soprattutto quanto impegno c'era stato messo per crearlo. Ho inoltre, a differenza di molti, apprezzato l'espansione a livello mediatico del gioco stesso, che ha unito al suo prodotto un film e una serie anime, portando un gioco per la prima volta ad avere un universo davvero vasto, puntando su altre forme di intrattenimento oltre a quello videoludico. Che sia stata una trovata per poter rimediare a dei dettagli della trama che sarebbero stati impossibili da aggiungere nel gioco stesso o meno, l'ho comunque trovato un ottimo metodo per potermi godere appieno il titolo. È un'idea intelligente di rimediare ai propri errori, se così li vogliamo chiamare. E comunque, come ho detto, non disprezzerei un'ulteriore miniserie su alcuni punti della trama che non sono stati proprio cristallini. Ma guardo il quadro generale. Guardo un progetto iniziato nel 2006 e stirato per 10 lunghi anni. Guardo i vari cambi di rotta, i vari muri che si sono frapposti nello sviluppo del gioco e tengo presente il fatto che il gioco abbia effettivamente cominciato ad essere preso sul serio a livello di elaborazione solo 4 anni fa, quando è passato nelle mani del nuovo direttore Hajime Tabata. Tabata si è trovato davanti a frammenti di un progetto che era andato ormai quasi completamente allo sbaraglio e ha creato a partire da questi un piccolo miracolo, costruendo su basi incerte una nuova e personale fantasia finale. E lasciatemelo dire, se un gioco ti porta ad avere un senso di vuoto una volta vista sullo schermo la parola fine, nonostante i vari errori che ritengo siano comunque comuni e presenti in ogni creazione, vuol dire che ci si trova davvero davanti ad un buon gioco. Non me la sento quindi di puntare il dito contro quello che doveva essere l'ennesimo buco nell'acqua di Square Enix. Anzi, non posso fare altro che complimentarmi con loro per essere riusciti a ritornare quasi sul binario iniziale di quello che era ed è sempre stato per me questa saga, ovvero un'esperienza in grado di farti sentire totalmente componente all'interno di essa. Perché secondo me è facile dire che i nuovi titoli fanno schifo e che i vecchi dominano. Il difficile sta nel valutare ogni singolo capitolo della saga fino in fondo ed apprezzarlo per ciò che chi più chi meno riesce ad offrire. La Squaresoft al tempo e la Square Enix adesso, personalmente, hanno sempre dimostrato di poter donare al proprio pubblico qualcosa di decisamente interessante. Errare è umano e di errori ce ne sono stati e ce ne saranno sicuramente tanti altri. Ma personalmente giocare a Final Fantasy XV mi ha riportato a quando avevo 11 anni e piangevo come una matta la scena di Squall e Rinoa che si abbracciavano, quando le parole erano superflue e ti bastava aprire occhi e orecchie per vivere il calore di quell'abbraccio. Non posso far altro quindi che ringraziare la Square Enix per aver creato la loro ennesima fantasia finale, dandomi la possibilità di provare emozioni che come videogiocatrice ho provato soltanto con pochissimi altri titoli. Perché prima di tutto, il grande pregio che ha sempre caratterizzato questa saga è stato quello di saper raccontare una gran bella storia. E anche questa volta non sono rimasta delusa. Potrei continuare citando praticamente una lista infinita di punti che mi hanno fatto adorare questo titolo, contrapponendoli a punti che mi hanno fatto storcere il naso. Ma spero che queste mie poche parole siano almeno servite ad accendere in voi una scintilla di curiosità per invogliarvi a provare questo titolo. Non lo ritengo un gioco perfetto e non lo è assolutamente. Purtroppo è un lavoro che ritengo sia stato danneggiato principalmente per i vari cambi di programma e per le più riprese nel corso degli anni. Ma è un qualcosa che ha tanto da offrire e rappresenta per me un buon punto di ripartenza per una saga che stava andando a perdere quella magia che era sempre riuscita a donare a chi lo giocava. Quindi, anche questo inside è giunto al termine, ma prima di lasciarvi ci tenevo a farvi una grandissima richiesta. Nel caso abbiate giocato questo titolo, o nel caso contrario in cui non l'avessi ancora fatto, vi chiedo di commentare per lasciare la vostra opinione al riguardo. E infatti questo è il motivo principale per cui creo questa sorta di video, ovvero quello di creare un punto di discussione fra me e voi riguardanti un determinato gioco. Sarei quindi felice di conoscere la vostra opinione, per cui vi chiedo di commentare qui sotto scrivendomela.
E io intanto vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.